Ciao! In questo video c'è un giveaway, ovvero ho un regalo per chi si è iscritto quest'anno all'esame d'entrata per le professioni sanitarie. Rimani con me fino alla fine del video per capire di cosa si tratta e come ottenerlo. Tempo fa ho pubblicato un video con dei trucchi e dei consigli su come passare l'esame d'entrata per professioni sanitarie e medicina. Se vuoi dargli un'occhiata, trovi il link in descrizione. L'esame si passa, un po' di impegno, i libri giusti. Oggi invece voglio fare un passo indietro. Prima di pensare all'esame, come capire se sei adatto alle professioni sanitarie? Quali sono le qualità che una persona che lavora in ambito sanitario deve avere? In ogni ambiente lavorativo è necessario essere svegli, preparati, abili, puntuali, flessibili, capaci di lavorare in team. Poi, se si parla di una professione in cui si ha a che fare col pubblico, sono necessarie capacità relazionali. Gli ambienti sanitari però richiedono un gradino in più rispetto ad altre professioni, a meno che non si scelga attività di ricerca o di laboratorio, ovvero la capacità di instaurare relazioni d'aiuto, ascoltare, educare e indirizzare la persona verso percorsi terapeutici. O meglio, io non credo che uno ci nasca con le capacità. E questo è un discorso che vale un po' per tutti gli ambiti. Non credo che uno nasca infermiere, medico, OS, fisioterapista. Se uno trova soddisfazione, qualche soddisfazione, nella pratica quotidiana, per quanto sia impedito, ce la fa, migliora con la pratica. Certo, c'è chi ce l'ha già dentro e chi ci deve lavorare, ma è questa soddisfazione, se uno la prova, che motiva il percorso. A volte non ci si sente all'altezza, oppure ci si chiede spesso: sarò mai una brava infermiera? Sarò mai capace di donare tanto ai miei pazienti? Sarò riuscita ad essergli stata utile, ad averlo toccato nel cuore in quel momento di difficoltà? Sarò stata all'altezza? Avrò eseguito bene le procedure? Avrò chiesto abbastanza agli infermieri? Donare il meglio di me a tutti quei pazienti sarebbe il mio sogno più grande. Come i pazienti sentono il bisogno di ricevere, io sento il bisogno di donare, tanto. Una certezza, questa, che ho avuto quando in tirocinio mi hanno permesso di assistere ad un parto. Stare insieme alla madre che soffriva, tenerle la mano e poi ricevere un grazie e un non ti dimenticheremo mai. Fantastico. Ora, non sto dicendo che queste sono delle capacità che una persona che lavora in ambiente sanitario deve necessariamente avere per poter lavorare. Se avete avuto una qualunque esperienza di ospedalizzazione, sapete che ci sono persone sensibili, empatiche, disponibili, ma ci sono anche persone sgarbate che trattano i pazienti come oggetti, che si atteggiano a superiori. Questo può essere dovuto a carenze caratteriali, oppure sono professioni che consumano se uno non ci pone un occhio di riguardo. Se uno non è abituato a guardarsi, ad analizzarsi, a mettersi in discussione, a forza di ricevere stimoli negativi, potrebbe finire per subirli. E così, pian piano, senza rendersi conto, iniziare a perdere empatia, assumere atteggiamenti antisociali, cinici, individualisti. Insomma, diventare un soggetto troppo rovinato e organizzato negativamente, con zero obiettivi, meglio conosciuto come STRONZO. L'impatto del primo tirocinio è stato forte. Ero in neurologia. In alcune giornate ero motivatissima, in altre, per come venivo trattata dalla mia assistente, avrei voluto mollare tutto.
In realtà vorrei continuare perché io ho intenzione di fare un lavoro davvero utile e che serve. In più ho sempre sognato di lavorare in ospedale e mi piacciono le materie. Non posso evitare di riflettere a volte sulla svalutazione che hanno soprattutto in Italia gli infermieri e sulla gavetta assurda che siamo costretti a fare in tirocinio. Quest'anno ripetuto spero mi servirà per diventare una migliore professionista, anche perché vorrei addentrarmi nella musicoterapia dopo la laurea. Le professioni sanitarie sono dei corsi altamente professionalizzanti. Significa che al termine del percorso di studi siamo dei professionisti, ovvero già in grado di rivestire il ruolo e i compiti, bene o male, che la nostra professione richiede. L'approfondimento degli studi, poi la specializzazione, può indirizzarsi verso gli ambiti più svariati. L'infermiere è la figura più vicina alla persona, quindi da un punto di vista relazionale deve essere preparato ad affrontare ogni tipo di situazione. Se il paziente ha ansia, per esempio, l'infermiere deve adoperarsi per ridurla. Se ha lacune nelle informazioni, negli stili di vita, è anche educatore e promotore della salute, deve intervenire, se necessario, anche avvalendosi della collaborazione del medico o altri professionisti. Queste professioni ti mettono davanti a situazioni umane che la maggior parte delle persone preferisce non conoscere. È qualcosa che ho sentito dire più volte prima di iniziare, ma l'ho compresa veramente solo dopo i tirocini. È un argomento delicato e merita il suo tempo, ne parlerò in un video più avanti. Cambio argomento. Mi è arrivato un assegno da YouTube. Dopo anni di video ce l'ho fatta. Pensavo un po' a cosa farne di questi soldi, di questo immenso capitale, e voglio farti un regalo. Pulendo l'armadio ho trovato dei vecchi amici. Questo è un libro per i test d'ingresso alle professioni sanitarie, era di mia sorella, tenuto benissimo. E questo pure, questo è il mio, tenuto malissimo. Sono di qualche anno fa, ma per quanto riguarda matematica, biologia, fisica, logica e anche chimica, posso garantire, soprattutto per questo, che sono ancora al top. Per quanto riguarda i test di attualità, invece, è sempre meglio fare riferimento ai test precedenti degli ultimi anni che si trovano gratis online. Questi libri sono quindi di seconda mano. Anzi, questo è di terza mano perché l'avevo comprato di seconda mano. Mi dispiace vederli a prendere polvere nell'armadio, vorrei che passassero a una mano successiva, la tua mano. Parteciperai agli esami di ammissione a un corso di materie sanitarie? Scrivimi una barzelletta sull'università o su medici e infermieri o che riguardi in qualche modo le professioni sanitarie. Qua sotto, nei commenti, una giuria si riunirà ufficialmente per votare le due migliori barzellette. Comunicherò i vincitori con un video su questo canale, vi chiederò privatamente l'indirizzo e vi invierò i pacchi, a mie spese, ovviamente. Se no, che regalo è? Ricapitolando, hai tempo fino al 15 giugno 2017 per scrivere una barzelletta nei commenti. Una giuria selezionerà alla cieca le barzellette più divertenti. Fra queste, gli autori delle prime due saranno contattati privatamente per avere l'indirizzo. Esatto! Se i vincitori non rispondono entro 48 ore, il premio passerà all'autore della barzelletta successiva. Il primo premio è manuale di teoria per i test di ammissione all'università. Il secondo premio invece è l'ammissione alle facoltà scientifiche al numero programmato. Ciao e buona fortuna! Per quanto riguarda il video di oggi, non sono un guru, non sono uno spirito guida, sono uno studente. In questo video ho raccolto opinioni, c'è la mia e quelle che ho tratto dai commenti. Ora tocca a te. Quali pensi siano le qualità necessarie, indispensabili, verso cui bisogna lavorare per poter svolgere con soddisfazione e successo una professione sanitaria? Fammelo sapere nei commenti, oppure puoi scrivermi una lettera a questo indirizzo. Lo trovi anche in descrizione. Io sono Ciuffo
e come al solito vado all'università. Ehi, ti è piaciuto questo video? Dammi una mano a farne altri. Con Patreon puoi sponsorizzare il prossimo video pagando il valore di un caffè.